ci occupiamo, che sarebbe stato propriamente l'argomento di oggi, è la radiazione solare, non una modellazione fisica della radiazione solare, ma una modellazione geometrica, diciamo, anche se un po' della fisica della radiazione solare, almeno due equazioni ve le scriverò, e quelle sì che le dovete sapere. Una volta usavo iniziare ogni lezione con una poesia, questa di William Blake, è piuttosto bella, direi, se poi ve la leggete con calma. When you see the sunrise, do you not see the round of beautiful fire, somewhat like a bee? Oh no, no, I see an innumerable company of even in hosts. Glory, glory. Glory is the Lord God Almighty. E di Eddie William Blake. Queste slide sono in inglese e vabbè, ve le racconto in italiano. Lo sappiamo già, il ciclo idrologico è mosso dalla radiazione solare, che rilunga la fonte di energia più potente che abbiamo sulla Terra. Ogni altra forma di energia che noi abbiamo è praticamente derivata dal Sole, persino i combustibili fossili che noi usiamo sono derivati dal stoccaggio di carbonio nelle piante, e questo ovviamente è legato ad una produzione solare antica. Dobbiamo, se il ciclo idrologico è alimentato dalla radiazione solare, dobbiamo sapere come la radiazione solare si distribuisce sulla superficie della Terra, in particolare poi in un bacino, e poi noi sapremo calcolarla poi. Ovviamente questo non ha a che fare solo con il ciclo idrologico, ma anche con un sacco di altre cose. La radiazione è prodotta dal Sole, quindi in qualche modo ci poniamo il problema che tipo di radiazione è prodotta dal Sole. Arriva sulla superficie della Terra, la Terra è sferica, quindi arriva in modo differenziato sulla superficie della Terra, e quindi ci cureremo di capire come calcolare questo effetto dell'interazione degli angoli solari, dei raggi solari rispetto alla superficie. Poi comunque deve attraversare l'atmosfera, attraversando l'atmosfera subisce una serie di attenuazioni. La radiazione solare, vedremo anche questo. La radiazione trasmessa, assorbita, riflessa, e vedremo un po' tutte queste cose, sia pure relativamente in breve. La radiazione poi è un bilancio di energia, quindi entra a pieno diritto come una parte del bilancio di energia. Quando io vi ho scritto il bilancio di energia, ve l'ho scritto peraltro in forma compatta, oggi lo andiamo un po' ad esplodere, e alla fine otterremo un'equazione che è l'equazione di bilancio dell'energia in un punto posto all'interno di un terreno che può essere anche corrugato in una direzione e forma qualsiasi. E questo è lo scopo di questo.